Mi fa molto piacere essere qui in questa bellissima occasione, in questo bellissimo giardino, per assistere al lancio di questa visione del mondo, ma anche una visione imprenditoriale, una visione scientifica e una visione tecnologica che sta lanciando Energy Way. E chiaramente scusate per questo problema, sono sempre con una donna e sempre un problema indossare questo tipo di microfoni, cioè, causa sempre un po' di crisi. Allora, io lavoro in Inghilterra, lavoro come filosofo della scienza e da 15 anni a questa parte mi occupo di come gli scienziati, specialmente nel mondo della ricerca, ma anche a volte nel mondo dell'imprenditoria, stanno occupando delle scienze dei dati e con che conseguenze, sia all'interno della ricerca che nel mondo sociale più ampio. E come parte di questo lavoro collaboro continuamente con gruppi di ricerca in tutto il mondo e con vari governi e istituzioni internazionali, le Nazioni Unite, la FAO, per esempio, la Commissione Europea, che cercano di capire come questa grande trasformazione, questa rivoluzione digitale che stiamo sperimentando e sta veramente cambiando il mondo e quali sono le responsabilità che vengono con questo tipo di cambiamento. E come questo influenza il modo in cui queste varie istituzioni, questi vari gruppi dovrebbero agire. E una delle parti della società che viene molto spesso nel mio ufficio si presenta con grandi domande è proprio il mondo imprenditoriale. E questo chiaramente soprattutto da imprese che sono inglesi o americane. E quali sono le preoccupazioni delle persone che mi vengono a cercare per discutere di questi problemi? Allora, prima di tutto c'è un discorso di immagine. Come gestiamo il rapporto con i clienti? E questo è specialmente un problema in una situazione in cui si è visto che tipo di scandalo può uscire da una situazione in cui non si è veramente pensato in maniera coerente a come, perché, con che conseguenze stanno usando dati che potrebbero appartenire a qualcun altro. Chiaramente lo scandalo di Cambridge Analytica è un ottimo esempio di questo e la caduta di reputazione che ha avuto Facebook è anche questo è un ottimo esempio. Un secondo problema, una seconda preoccupazione, con cui di solito la gente si rivolge a me, è come puoi gestire i dati all'interno di un'organizzazione complessa. Ci sono tantissimi dati, sia che sono rilevanti alla ricerca, che sono rilevanti al personale, sono rilevanti a tanti aspetti dell'organizzazione di un'azienda. E questi come vanno gestiti, come vanno tenuti in una situazione in cui le tecnologie per fare queste cose stanno diventando sempre più complesse? E poi c'è forse la domanda più fondamentale, che è: queste trasformazioni digitali come influenzano la strategia di un'azienda nell'andare avanti e come possono influenzare anche cose molto concrete, i costi di produzione, i costi di gestione? Come tutto questo può essere migliorato da un uso intelligente dei dati e dell'analisi che può venire con i dati? Quello che però mi ha sempre fatto effetto negli ultimi anni è che molto spesso questo tipo di domande, queste preoccupazioni, questi scambi vengono presentati in maniera molto veloce. Ossia, si presenta qualcuno che mi dice: benissimo, abbiamo questo grande problema. Ci puoi dare in un giorno o due 4 o 5 soluzioni che possiamo implementare in modo che il nostro uso dei big data sia il migliore possibile? E questo crea sempre un grande problema e un po' di imbarazzo, perché c'è questa idea, e tante di queste aziende, che vogliono soluzioni veloci. Vogliono soluzioni veloci in cui non devono necessariamente mettersi in gioco, non devono pensare a come queste tecnologie veramente impattano tutto il loro operato. Vogliono pensare solo a come ottimizzarle per fare quello che già stanno facendo. E questo si accompagna molto spesso all'idea che usare i big data sia una tecnologia che in Inghilterra chiamiamo un technological fix. Cioè, la portiamo dentro in modo a risolvere i problemi che già abbiamo. Ed è un modo per risolverli con basso costo, poco investimento, magari anche tagliando del personale, se riusciamo. Questa è una pia illusione ed è sicuramente rinforzata da tanti movimenti nel sociale che presentano i big data in maniera profetica come una grande soluzione e una soluzione appunto a basso costo. E abbiamo tanti profeti dei big data, sia in Italia che all'estero, che vanno in giro a vendere quest'idea. Che questa sia una tecnologia che può risolvere grandissimi problemi con il minimo impegno. Ora, anche compagnie come Google, ultimamente, sicuramente l'avrete visto in vari modi, che chiaramente hanno forse l'esperienza più grande di tutte in questo campo, continuano in realtà a cadere in questa trappola. E infatti proprio quest'anno Google ha ricevuto una delle botte più grosse alla sua reputazione fino adesso ed è venuta esattamente
dalla mancanza di avere una propria coerenza su questo tipo di temi. Cosa è successo? E non è stato qualcosa che ha avuto a che fare con la loro gestione interna, né con scandali che riguardavano il loro personale, anche se chiaramente queste cose ci sono state, ha avuto a che fare con la loro immagine di cosa voleva dire responsabilità e responsabilità sociale per una compagnia che ha un potere così enorme, esorbitante, in tutto il mondo. C'erano infatti così tanti dubbi sulla gestione dei dati da parte di Google e così tanti sospetti che in realtà il modello di Google sia basato sullo sfruttamento di dati che forse non sono necessariamente neanche legittimamente loro, e che Google si è preoccupato molto e hanno deciso in aprile di quest'anno di mettere insieme quello che hanno chiamato un Advanced Technology External Advisory Council, in cui c'erano anche un paio di persone che conosco molto bene. E questo con l'idea che mettere insieme un team di persone esperte sull'etica e sulla responsabilità all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale potesse risolvere i problemi di reputazione e di operato che poteva avere una compagnia come Google. Ora, questo board è fallito miseramente nel giro di 2 settimane. Si è rivelato in realtà un'iniziativa di pura immagine. Non c'era nessuna opportunità per i membri di questo board di cambiare qualcosa all'interno della compagnia e tra l'altro il board conteneva anche varie persone la cui integrità era estremamente dubbia. Nel giro di 2 settimane è tutto crollato e questa è stata veramente una figura penosa, sicuramente dal punto di vista internazionale non ha fatto niente di buono per la reputazione di Google. Questo secondo me è uno dei tanti episodi, forse uno di quelli più eclatanti, che dimostrano l'importanza di cercare di cambiare mentalità su queste cose. E io penso che sia uno dei motivi per cui molti di voi siano venuti qui oggi, nel vedere anche il modo in cui EnergyWay ha impostato questo tipo di conversazione. Io vedo aziende, società, entità governative in tutto il mondo che pian piano stanno rendendo conto che i dati, e soprattutto i cosiddetti big data, i dati di grande volume, possono assolutamente portare grande ricchezza e conoscenze molto preziose, ma possono farlo solo se sono gestiti e sono capiti con grande cura. E l'idea della cura del dato sta diventando assolutamente fondamentale per molte delle aziende che si muovono in questo ambiente. Quindi l'era in cui gli analytics dell'intelligenza artificiale, abbinati ai big data, sono visti come una risposta a tutti i problemi, sta tramontando, io penso. E al suo posto c'è il riconoscimento, sempre più ampio, che senza un confronto costante tra la capacità tecnica e matematica, da una parte, e il contesto umano e sociale di applicazione, dall'altro, e senza veramente avere una conoscenza approfondita e consapevole del perché certe conoscenze servono e a che scopo, non può in realtà esserci intelligenza nel mondo digitale e anche nel mondo dell'intelligenza artificiale. Questa, io penso, sia la visione che ha accompagnato EnergyWay, come appunto dicevano Fabio e Luca, fino alle sue origini. E penso che sia questa visione che siamo venuti qua a celebrare e valorizzare stasera. Quello che voglio fare col tempo che mi rimane è dare un'idea veloce del tipo di lavoro che faccio nella vita di tutti i giorni e di quello che questo tipo di ricerca mi insegna sul ruolo della scienza dei dati nell'innovazione, nell'industria e nella società. Come dicevo, gran parte del mio lavoro continua a consistere nel documentare il modo in cui dati che sono enormemente eterogenei di tutti i tipi, dalle immagini ai numeri, per esempio, vengono condivisi, vengono analizzati e vengono interpretati con successo da tanti tipi di agenzie. Il mio gruppo di ricerca analizza le strategie utilizzate dai migliori scienziati al mondo per distribuire i dati attraverso tantissimi contesti diversi e in realtà facilitarle il riutilizzo per una grande varietà di domande diverse, di problemi diversi. Stiamo anche guardando il modo in cui questi dati vengono formattati, integrati e visualizzati in modo da rendere esplicite tendenze e correlazioni che possono essere nascoste e quindi i modi in cui i dati vengono modellati e analizzati per creare conoscenza. Questo chiaramente vuol dire che il mio lavoro mi porta a stretto contatto con l'avanguardia del mondo dell'intelligenza artificiale. E, per esempio, una delle cose che stiamo realizzando in questo momento e nella mia università con la Alan Turing Institute anche, è un programma che chiamiamo di Environmental Intelligence. È un grandissimo programma finanziato dal governo inglese in cui stiamo guardando a come l'intelligenza artificiale può potenziare e ampliare ricerca su interventi ambientali, chiaramente particolarmente rilevanti in un momento di crisi climatica. E
Come dicevo, collaboro soprattutto con centri di ricerca che sono specializzati nella gestione e nella cura dei dati. E infatti gran parte del mio lavoro mi porta anche a lavorare su dati che sono molto sensibili, sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista sociale. Per esempio, dati che vengono usati in ricerca biologica o in ricerca medica. Dati estratti dai pazienti, dati estratti da social media come Twitter e dati ricavati da grandi studi clinici. E in relazione a questo ho lavorato anche per molto tempo, adesso con il Parlamento europeo, cercando di pensare a quale può essere una visione di regolamentazione e una visione anche legale di che spazi stiamo aprendo per gestire questi dati. Una delle cose penso più interessanti che abbiamo fatto ultimamente è avviare questa grandissima iniziativa, forse la più ambiziosa che sia mai stata nello spazio del digitale, che viene chiamata la European Open Science Cloud. L'idea che prendiamo tutti i dati prodotti in tutte le discipline, in tutta Europa, e cerchiamo di metterli tutti insieme in maniera accessibile e nel mondo digitale, in modo che possano essere usati da imprese e dal settore pubblico per tutta una varietà di usi. Ora, nel guardare tutte queste iniziative diverse in giro per il mondo, vorrei parlare brevemente di tre osservazioni che ho fatto, che secondo me sono di assoluta fondamentale importanza per come stiamo sviluppando in questo momento la scienza dei dati e l'intelligenza artificiale. La prima osservazione è l'idea che questa speranza di automatizzare l'intelligenza umana è un'utopia ed è un'utopia pericolosa. Questo perché? Perché la promessa di risparmiare tempo e energie grazie alla totale automazione dei processi decisionali non funziona spesso. Anzi, per quello che ho visto, funziona estremamente raramente. In effetti, quello che continuo a vedere è che in moltissimi contesti l'analisi dei big data richiede ancora più energie e ancora più giudizio umano che è necessario per poter contestualizzare quelle informazioni in maniera affidabile e che sia coerente e rilevante per i problemi che veramente stiamo affrontando. Un esempio veloce è nella ricerca oncologica, per esempio, c'è stato per tanto tempo l'intuizione che accumulare tantissimi dati genetici di tutti i possibili pazienti ci potrebbe dare una base empirica per veramente capire qual è il make-up genetico di una persona che corrisponde a una tendenza a sviluppare certi tipi di cancro. E quello che invece sta venendo fuori adesso per le grandi compagnie che gestiscono, farmaceutiche che gestiscono questi risultati, è che per poter interpretare questa quantità di dati, nonostante tutte le tecnologie, tutti gli algoritmi, potete immaginare la quantità di investimenti che ci sono in questo campo, è necessario avere, in realtà, prendere dentro ancora più personale, per esempio cose che chiamano i molecular tumor boards, gente che è qualificata veramente per contestualizzare questo tipo di tecnologie, capisce un po' la tecnologia, ma capisce anche il contesto di applicazione, che può aiutare i dottori e gli scienziati dei dati coinvolti a passare da quello che è questo mare di dati a una diagnosi per un paziente individuale. E questo lo vediamo in tantissime altre aree. La seconda osservazione è c'è un sacco di discussione su quella che alcuni definiscono l'opacità degli algoritmi. Molta gente pensa che questa opacità, il fatto che è veramente difficile per gente che guarda questi algoritmi, questi complessissimi sistemi di programmazione, capire cosa sta succedendo lì dentro. E questo sia il problema fondamentale. Se riusciamo a spiegare l'algoritmo, ci siamo, abbiamo risolto i problemi che stiamo vedendo nello spazio sociale in artificial intelligence. E questo io penso che in realtà non sia il problema più grosso. Il problema molto più grosso e molto più pericoloso, da quello che vedo dai miei studi, è l'illusione che questi big data, da soli e di per sé, costituiscano una base sufficiente per l'analisi e per la creazione di conoscenza. Questa è un'enorme illusione, perché tutti questi dati hanno una provenienza, tutti questi dati hanno una storia e tendono a essere localizzati in quella storia, in quella provenienza. I dati non sono fatti che parlano da soli, non sono cose che prendiamo dalla natura e ci dicono automaticamente quello che succede nel mondo. Sono oggetti che acquistano un significato solo quando sono messi in relazione a dei problemi, a delle situazioni, a degli obiettivi che sono concreti. Trasformare i dati in conoscenze che siano rilevanti, affidabili e utili, quindi, dipende completamente dal modo in cui i dati sono generati, collezionati e gestiti. Ci vuole grandissima attenzione, ci vogliono infrastrutture fatte su misura per i domini e per i problemi che sono stati affrontati e ci vogliono competenze altissime e molto precise.
E tutto questo spesso manca dal mondo della ricerca, sia privata che pubblica. La terza osservazione che volevo fare è che l'idea di avere responsabilità e etica nella scienza dei dati è indissolubilmente legata all'uso corretto dei dati. Cioè l'idea che l'etica, la moralità, la responsabilità nell'uso di questi dati sia una cosa esterna a quello che facciamo dal punto di vista tecnico è molto problematica. Perché in realtà siamo in un mondo in cui il sociale entra assolutamente in tutte le decisioni, passo per passo, che programmatori e scienziati di dati fanno nel gestire algoritmi di analisi. Quindi la moralità e la responsabilità della scienza dei dati molto spesso sta ed è incorporata nelle scelte tecniche e nelle implicazioni delle scienze tecniche. In altre parole, l'etica è dentro la scienza, non è un'aggiunta, non è un'imposizione. Ed è quindi particolarmente importante che nel processo di realizzare algoritmi, nel processo di realizzare tecnologie, ci sia un costante dialogo sociale su come veramente quali implicazioni possono venire da queste scelte e come poterle gestire. E in questo senso il programma che abbiamo noi in questo momento su Environmental Intelligence è un buon esempio di questo. Abbiamo varie compagnie coinvolte che includono per esempio l'IBM, includono DeepMind, e siamo tutti molto d'accordo sul fatto che per gestire un programma di questo genere, ad ogni passo di tutti i progetti che abbiamo, è assolutamente necessario valutare e continuare a rivalutare le possibili implicazioni di scelte e decisioni che sono apparentemente molto tecniche, ma in realtà sono di grande impatto sociale. Per esempio, nel parlare di cose come cambiamento climatico o i parametri che uno sceglie per modellare la qualità di vita, la scelta di che misure usare, ma anche per esempio di che formati usare per i dati, si rivela essere assolutamente fondamentale perché condiziona quali dati poi effettivamente possono essere usati per analisi computazionale, il livello di precisione e anche il livello di affidabilità delle predizioni che sono poi ottenute con questi modelli. Queste esperienze, io penso, dimostrino che la responsabilità vera nel mondo della scienza dei dati non viene dall'adozione di uno slogan o dal ribadire alcuni principi di base. Questa è una cosa che vediamo tantissime agenzie, tantissimi governi, tantissime istituzioni fare. Questa responsabilità veramente viene dall'esperienza di tutti i giorni, delle persone che veramente sono coinvolte in questo tipo di attività. E di continuare ad avere la testardaggine di mantenere un atteggiamento che sia intelligente e riflessivo alla realtà in cui proprio opera e a quello che sta facendo. Proprio per questo, e questo come anche il messaggio fondamentale che cerchiamo di comunicare oggi, l'automazione della ricerca e del ragionamento non è un'alternativa all'intervento umano, ma piuttosto richiede in se stessa di pensare nuove strategie, di acquisire nuove competenze e di trovare nuove forme di mediazione tra il sociale e il tecnologico. Soprattutto richiede il coraggio, che è molto difficile trovare, specialmente in questo momento, di pensare un pochino di più nel lungo termine e di confrontarsi con un mondo che si evolve sempre più velocemente, dal punto di vista tecnologico, ma anche quello sociale e politico, chiaramente, e di usare la tecnologia digitale per amplificare e per migliorare la percezione umana, invece che per cercare di, in qualche modo, sopprimerla o per toglierla dall'equazione, se volete. Io penso che questi principi sono proprio quelli che Energy Way ha seguito dalla propria fondazione, in maniera che magari era inizialmente inconsapevole, ma che adesso ha fatto questo enorme esercizio di cercare di articolare e di sviluppare, e penso questo sia esattamente quello che vedete sviluppato in questo cortile oggi. E io penso che sia proprio questa la forza di questo approccio, il fatto che è nato dalla pratica, non dalla teoria. Poi è chiaro che è importante avere un momento in cui si fa il punto della situazione e si comincia a pensare a cosa questo voglia dire in maniera più astratta e dove questo possa portare un domani. Ma sicuramente voglio chiudere congratulando Fabio e tutti i suoi collaboratori per il lavoro eccellente che hanno fatto in questo modo e veramente per essere pionieri nel cercare di ricavare questo tipo di principi dalla pratica di questo tipo di scienza e chiaramente aprire una conversazione che spero continuerà nel resto della serata. Vi ringrazio molto.